Questa domanda da fare. Voi avete parlato di un sistema per guarire le persone all'interno della piramide. È possibile che quel sistema sia dovuto grazie all'acqua che è stesso presente all'interno della piramide? Che sia dovuta al All'acqua che è presente alla dentro la piramide? sì, l'acqua è un conduttore del suono, non serve ad altro. Non serve ad altro. Se... Ecco, vediamo così. L'acqua è, dicevo, è un conduttore del suono, non serve ad altro. Quindi quello che cura tecnicamente è la vibrazione, cioè il suono. Poi questo suono come viene operato? Ci potrebbero essere delle ipotesi alternative. Quello che noi ritroviamo all'interno della piramide è la stessa storia che noi avevamo trovato quando io studiavo tanti anni fa il problema delle adduzioni aliene. L'alieno veniva, ti prendeva, ti metteva in un cilindro orizzontale, c'era una certa vibrazione, si staccava la parte animica che in ipnosi ti raccontava quello che succedeva, la parte animica entrava in un cilindro verticale dove la specie aliena veniva rigenerata. E poi, e tutto questo era fatto con la tecnologia, ovviamente, in un ambiente tecnologico. Evidentemente al tempo delle piramidi questo tipo di tecnologia veniva utilizzata a livello di aria, acqua, fuoco e terra, cioè quattro elementi fondamentali che sono fondamentali per l'alchimia dell'essere umano. Va bene, grazie mille. Prossimo. C'è un signore lì, c'è il signore. Eccolo Pure il là. ragazzo qua. Grazie al microfono. Il signore con la mano. E dopo sta. Così. Volevo chiedere, che non mi è ben chiaro, la cronologia dell'utilizzo della piramide, perché se ho ben capito, 13.000 anni fa la piramide è stata invasa dall'acqua. Dopo, come è stata utilizzata, se il sale è stato ritrovato ancora da Zaki Hawass e da tutte le parti, non ho capito Sì. Dunque, cosa è successo nel mezzo. A parte un'altra cosa, a parte questo, volevo ringraziarla per la sua mappa del territorio che ci fornisce gratuitamente. grazie, 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 grazie. Dunque, questa storia comincia 36.500 anni fa, quando una delle due lune che la Terra possedeva rispetto a quello che sono i racconti degli antichi che abitavano in quel momento storico, la piccola luna è caduta e questa luna caduta ha fatto uno sconquasso incredibile. Ce ne sono testimonianze sugli antichi calendari Maya, Aztechi, queste cose qua. Nelle leggende degli Zulu, certo, quando la luna non c'era, no? Così. La luna vera, la luna grande non c'era, perché c'era quella piccola, che è cascata proprio perché la luna grande è entrata in orbita attorno alla Terra come un oggetto estraneo e ha destabilizzato l'orbita di questa luna più piccola. E si racconta ovviamente che faceva qualcosa come più di 300, eclissi all'anno, cioè in un anno ha fatto 300 e passa eclissi, quindi, e poi si è destabilizzata la sua orbita e è caduta facendo un macello. 36.500 anni fa viene collocato questo evento di cui c'è traccia nei lavori scientifici che misurano le variazioni dell'inclinazione del campo magnetico terrestre. Tra le altre cose, il popolo dei dolicocefali che abitavano nell'Antartide e che sostanzialmente, secondo il mio modesto punto di vista, era il cosiddetto popolo atlantideo, migrano in tutte le parti del mondo. Una di queste parti è l'Egitto. Lì, tra i 36.500 anni e i 13.500 anni, vivono e costruiscono queste piramidi. Quindi noi non sappiamo in realtà
la piramide di Cheope quando sia stata costruita, ma sappiamo che è stata costruita da 36.500 a 13.500 anni fa, molto più vicino ai 36.000 anni. Nell'istante in cui c'è un secondo evento cataclismatico, che è quello che produrrà il diluvio universale, noto come diluvio universale, quindi prima di 12.000 anni fa, e io mi immagino che sia il 13.500, quello che Armando May chiama lo Zev Tepe, cioè l'inizio del tempo per gli antichi egizi, in quell'istante un meteorite o un gruppo di meteoriti casca sulla Terra e fa uno spiccinio incredibile. A quel punto la piramide si riempie di acqua e sarà sott'acqua probabilmente per dai 100 ai 200 anni sostanzialmente. Subito dopo si fa per dire in tempi storici, la un'altra popolazione che era del sud dell'Africa, il popolo degli abitanti del sud, gli egiziani del sud, riconquista il territorio del nord che era diventato un'altra volta abitabile, trova la piramide, non la riutilizzerà più, ma la restaura, come c'è scritto nella stele dell'inventario, che è una stele che si trovava ab inizio, sepolta dalla sabbia, tra i piedi della Sfinge. Lì c'è scritto chiaramente, sapete, gli egizi scrivevano tutto, quindi quando andavano al gabinetto tre volte lo scrivevano, siamo andati al gabinetto tre volte. Cioè, se non esiste che gli antichi egizi abbiano descritto come hanno costruito la piramide, non c'è, perché pur avendo probabilmente il popolo che c'era prima, cioè il popolo degli egizi del nord, diciamo così, avevano in qualche modo avuto la possibilità di costruire questa roba, quella gente lì è stata spazzata via tutta dal cataclismo, da operai a dirigenti, tutti fuori, via. Quindi sono passati qualche migliaia di anni sicuramente, se non di più, e alla fine quelli che sono tornati nel nord dell'Egitto, al Cairo, hanno trovato questa roba, lo dicono, noi l'abbiamo trovata, l'abbiamo restaurata. Non c'è scritto assolutamente niente sulla possibilità che fosse una piramide e quindi dopo i 13.500 anni la piramide non è stata più utilizzata, perché gli antichi egizi non avevano la più pallida, che si trovavano lì, che erano venuti dal sud, non avevano la più pallida idea di cosa servisse quella roba lì, non lo sapevano. È lo stesso periodo di tempo che noi troviamo analoghe leggende in altre parti del mondo, come per esempio in Cina. L'imperatore Wang Di viene dalla costellazione del leone, scende con una specie di roba di metallo e si porta con sé sei suoi amici, con una donna. Insegna a costruire le piramidi egizie e le piramidi cinesi, che guarda caso sono, se voi ci fate caso, da satellite si vede, ora che lo sapete si vede, sono costruite a otto lati lo stesso, si vede. Quindi c'era la stessa manina dietro. Insegna il Feng Shui, insegna a leggere e a scrivere, insegna tutte quelle cose che analogosi altri avevano insegnato agli egiziani. Dopodiché questo Wang Di e i suoi amici se ne rivanno sulla costellazione del leone, come se ne erano venuti. Quindi noi non sappiamo che fine abbiano fatto questi. Le leggende Hopi. Gli Hopi stanno ancora aspettando la tartaruga volante che doveva venire sette volte a prendere gli Hopi e portarli su un altro posto perché lì ci sarebbe stata una grande alluvione, una grande disgrazia. Stanno ancora aspettando la settima volta, perché dopo la sesta volta la grande tartaruga di metallo non è più scesa a prendere gli indiani Hopi, perché stanno ancora aspettando. Quindi vedete come in tutte queste parti del mondo c'era una leggenda che più o meno diceva: qui ci deve essere uno spiccinio di persone, noi che abbiamo la tecnologia ce ne andiamo, salviamo qualcuno di voi perché ci serve come carne da cannone, il resto cazzi suoi. Questo secondo me è quello che poi è successo. Signore?
poi passiamo al lato centrale di qua. E c'è il signore là, poi passiamo al settore centrale. Grazie. Allora, volevo chiedere al professore, io lo seguo già da qualche anno, so che lui è un chimico e approfitto per chiedere qualche cosa sull'elemento 115 moscovio. E poi volevo pure dire un'altra cosa, il problema è alieni sì, alieni no. Io sono per il sì perché lei mi ha convinto in tante cose che ho sentito, però dico, tutto sommato, non ci dicono la verità, ci mantengono nell'ignoranza, è chiaro. Ora, perché ci mantengono nell'ignoranza? Quando è che finalmente ce lo diranno? E poi lei si rende conto che corre dei rischi, perché sì, se non ce lo dicono, evidentemente ci stanno o dei poteri terrestri o addirittura galattici che non vogliono. Sì. Comunque la ammiro e sono convinto che lei è una persona coraggiosa. Va bene? Grazie. Grazie, 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 grazie. Poco poco, più contenuto nel tempo in modo che diamo soddisfazione. Più sì, sì, sì. Più certo. Allora, molto rapidamente, l'elemento 115 è un, ho l'impressione che sia un cosiddetto acchiappacitrulli. Cioè, Bob Lazar, che è un tizio, una gola profonda, americana, dice di aver lavorato nell'area 51 e di aver scoperto su alcuni progetti che l'elemento 115, che allora si chiamava Eca Bismuto, perché non gli avevano ancora dato un nome, perché sta sotto il bismuto nella tabella periodica degli elementi, allora magari il bismuto non si sa chi è. Andate un pochino più in alto, trovate il fosforo, ecco, è sotto il fosforo l'Eca Bismuto. Il quinto gruppo di là, quinto gruppo B, perché c'ha due, vabbè, lasciamo perdere. L'Eca Bismuto, se no mi ricordo un po' di chimica alla fine, con le lacrime all'occhio. Dunque, Bob Lazar, bisogna sapere chi cavolo è sto Bob Lazar, perché Bob Lazar a un certo punto scompare e non si sa più chi è. Allora Bob Lazar non è scomparso, Bob Lazar c'era, perché io sono andato a cercarlo Bob Lazar e ho trovato lui e la sua moglie su Facebook tranquilli che stavano lì e non erano affatto scomparsi. Allora mi metto a fare una ricerca su Bob Lazar e scopro che Lazar aveva preso almeno 20 anni di galera prima di diventare Bob Lazar, perché aveva messo su un'industrietta che commercializzava elementi transuranici con l'esterno degli Stati Uniti d'America. Siccome gli Stati Uniti d'America con questi elementi transuranici pensano che gli altri ci possano costruire la bomba atomica, c'è una legge che vieta il commercio di questi elementi transuranici, che Bob Lazar invece faceva, e viene arrestato Lazar. Si piglia 20 anni di galera e poi a un certo punto nessuno se ne accorge di questo fatto, diventa il Bob Lazar che tutti conosciamo. Cioè è arrivata la CIA e gli ha detto: guarda, io i 20 anni te li cancello, te da oggi reciti il personaggio di Bob Lazar e cominci a scrivere una marea, a dire una marea di puttanate sul fatto che ci sono gli alieni nell'area 51. Perché noi dobbiamo far vedere che noi conosciamo tutto, gli alieni sono dalla nostra parte, evviva, e quindi diamo l'idea che è tutto sotto controllo. Bob Lazar, nel fare questo, non si accorge che Seaborg, che è un chimico fisico inglese, aveva già pubblicato 2 anni prima sul Dalton Transition Chemical Society inglese la scoperta dell'elemento 115 e dell'elemento 116. Tant'è vero che l'elemento 116 l'aveva chiamato anche Siborgio, così. Ma io, vabbè, lasciamo un po', leggo del chimico, è tremendo. Allora, quindi si conosceva anche il punto di ebollizione del cloruro dell'elemento 115, quindi non era vero che era un elemento non noto. Quindi Bob Lazar non aveva fatto letteratura, la CIA non aveva fatto letteratura, e quando si va a vedere questa roba si scopre che Bob Lazar è quindi un personaggio finto e costruito. Per quanto riguarda gli alieni non ti diranno mai la verità. Perché Mario Draghi te l'ha mai detta? Cioè, non c'è bisogno di arrivare agli alieni. E per quanto riguarda i rischi, certo, questo è un lavoretto che può essere molto rischioso. Tant'è vero che tanti anni fa mi hanno anche tagliato il volante della macchina. Però c'è un rischio ancora più grosso, secondo me, quello di stare zitti. Perché? Perché?
Tutto bene. Se noi portiamo alla luce queste cose e facciamo ragionare la gente che può avere a disposizione una giusta mappa del territorio differente, che ti fa pensare, allora siamo ancora nella fascia di salvezza dell'umanità. Dove, che cos'è la salvezza? La salvezza è come quando uno è malato. Che cos'è la guarigione? La guarigione è la salvezza dalla malattia. Allora, in questo contesto, la guarigione è la capacità di essere consapevoli di sé. Cioè, la gente pensa che la cosa importante sia guarire. No, la cosa importante è capire. Nell'istante in cui uno ha capito, è automaticamente guarito. Questo è l'aspetto fondamentale. Molte volte la gente punta la propria attenzione sull'idea del guarire e perde in realtà il punto fondamentale, che è in realtà quello di capire. Una volta che uno ha capito, guarisce da solo e non è più malato, cioè non te frega più nessuno. Il mio atteggiamento con le persone che vanno a votare parla chiaro. Cioè, io non sono 40 anni che non vado più a votare. Questo cosa vuol dire? Che già da 40 anni fa mi ero reso conto che non era necessario andare a votare, che era una chiappa citrulli andare a votare. E quindi oggi lo dico e la gente chiaramente si incazza, perché... Ma si incazza soprattutto non chi vince le elezioni, chi le perde. Perché chi le perde le elezioni, se te non vai a votare, è un casino. Invece, se te vai a votare anche per chi perde le elezioni. Perché hai deciso chi è che governerà e hai anche deciso chi sarà all'opposizione, che sempre 7.000 euro al mese si piglia, capito? Sì. Io le volevo chiedere, per quanto riguarda le obe, nei processi spontanei, diciamo la vibrazione, quel famoso ronzio che, in corrispondenza del quale poi avviene il distacco, da cosa è prodotto? Quella diciamo, la vibrazione, chi è che la produce? Dunque, per quanto io ho potuto capire, questa cosa che assomiglia a una vibrazione, ma è qualcosa di diverso, è proprio una è come se ti vibrasse la colonna vertebrale, soprattutto, è la parte animica che esce e si manifesta attraverso questa sensazione, che viene accompagnata anche, quindi è la parte animica che si stacca, che viene accompagnata anche da un raffreddamento del corpo. Mentre invece, quando la parte animica rientra, il corpo si riscalda. E questo la dice lunga con l'energia di accoppiamento, per esempio, tra un protone e un elettrone, che fanno un neutrone. Non so se ci avete mai pensato, il neutrone pesa di meno della somma dei due, perché si sviluppa calore. Sto calore cos'è? Perché il neutrone è più stabile dei due, quindi quando diventa più stabile, perché i due si mettono insieme e formano il neutrone, butta fuori la quantità di calore in più. E questo ti dimostra come, quando la parte animica entra nel contenitore e si riaggancia alla parte spirituale ed animica insieme sono a uno stato, a un livello energetico più basso, quindi più stabile, quindi più consapevole. Questo ci dice anche un'altra cosa. Che cos'è che esce fuori dal corpo e fa le obe? È la coscienza? No. La coscienza, se esce dal corpo, è col cavolo che ci rientra, perché la coscienza che esce dal corpo vuol dire che ha finito il suo percorso di acquisizione di consapevolezza. Non ha nessuna intenzione di rientrare. Non sarebbe mai uscita, se no. Quindi è la parte animica che esce dal corpo. Tant'è vero che c'è anche un numero, che è il 20% delle persone animiche, grosso modo, e l'80% di persone che non hanno questa caratteristica. Il dottor von Lommel, che è un dottore olandese, che è un cardiologo, e ha studiato e ha pubblicato su Medline, su Lancet, una prestigiosa rivista di medicina, e ha studiato i fenomeni di out of the body experience, lui vede che circa il 17% delle persone che ha studiato hanno le uscite fuori dal corpo. Sono tutti infartuati, sono più di 350 infartuati che lui ha studiato, con crisi cardiache che sono morti tecnicamente, ma che poi rivivono in qualche modo.
E sono il 17%, un numero che è abbastanza vicino al 20% che grosso modo venivano fuori nelle nostre ipnosi. Cioè, che cos'è che esce? La parte animica. E perché non esce in tutti? Perché solo il 17% ce l'hanno e quindi possono andare a ricordare che gli è successa sta roba, perché agli altri non gli succede. Posso? Buonasera a tutti. Sera. Allora, le volevo chiedere, al di là del grande lavoro che ha fatto con le piramidi, ma era tutt'altra la mia domanda. Siccome lei nelle ipnosi la maggior parte parla con la parte anemica, sì. Quindi voglio sapere, in un'ipnosi che ho studiato, che era una ragazza, insomma la parte anemica la voleva quasi uccidere. Lei ci ha lavorato sopra e l'ha, diciamo, aggiustata, tra virgolette. Che rilevanza ha la parte anemica sulla persona stessa, se non vuole stare nel suo involucro, insomma, e se a capo c'è la coscienza, diciamo. Ho capito. E io come faccio a sapere le due differenze, se la voglio sperimentare su di me? Dunque, il problema è che uno pensa che la parte animica sia l'anima, uno pensa, che abbia un contenuto di informazioni importante, cioè parla dei massimi sistemi, della creazione, dell'universo, della coscienza, eccetera, eccetera. In realtà la parte animica può si manifesta molte volte negli addotti, cioè in coloro che hanno avuto esperienza con l'alieno che gli viene a rompere le scatole. La parte animica non è consapevole di sé. Perché se fosse consapevole di sé, è col cavolo che si fa prendere dall'alieno. Allora, in quel contesto ci troviamo di fronte a parti animiche che sono come delle bambine piccole, che non sanno assolutamente niente di se stesse, che in qualche modo rispondono molto beutamente alle domande. Sai chi sei? Sì, chi sei? Sono io. Sì, ma io, come ti chiami? Noi non abbiamo nome. Quanti anni hai? Non so cosa vuol dire. Da quanto tempo sei? Ah, da sempre. Che problema c'è? Cioè, come che problema c'è? Guarda che te c'hai quella caratteristica lì. Il tuo amico, parte spirituale, parte maschile di te, ragiona in un modo diverso. Lo conosci il tuo spirito? No. Ci parli con lui? No. Ma sai che c'è? Sì, ma lui se ne sta per conto suo. Ecco. Sai quelli lì che vengono a prenderti? Lo sai chi sono? No. Sai cosa vogliono? Ma forse vogliono, vogliono me. E che cazzo, fai qualcosa? Ah sì, devo fare qualcosa. Cioè, ecco, ci si rende conto che il soggetto animico, la parte animica, non ha consapevolezza di sé. Quindi va riprogrammata, gli va fatto capire chi è come se andassi a scuola. Per fortuna impara rapidamente e velocemente, perché te gli fai vedere le cose. Guarda, torna indietro nel tempo, tanto te il tempo non ce l'hai, vai a vedere all'inizio dell'universo. Vedi all'inizio dell'universo chi c'è con te? Nessuno. Ah, allora te non sei stata creata da quello lì che dice che te, che lui è il tuo babbo, perché te sei venuta prima di lui. Ah già, e allora bisogna che rivedi la tua mappa del territorio. E lì piano piano con questo sistema si applica una programmazione neurolinguistica alla parte animica. Comincia a capire le cose e non si fa più fregare. Quindi quando la parte animica vuole cacciare l'alieno, perché questa gli dà fastidio, ma non ha capito niente, brucia il contenitore. Ed ecco che ci sono questi fenomeni di autocombustione del corpo. Per cui la parte animica, nel tentativo di cacciare l'alieno, si brucia il suo contenitore. E io più volte gli ho detto, guarda, non fare così perché succede questo, questo e quest'altro. Ah, è vero? Ah, ma allora... Ecco, io vorrei sapere come gli egiziani potessero sapere... potessero avere le conoscenze sulla vibrazione, e, o meglio, come secondo lei è possibile che avessero una differente normalità, ovvero un diverso utilizzo delle tecnologie? Dunque, la cosa potrebbe essere, una risposta va concretizzata in un modo semplice. Il problema è che la nostra civiltà si è focalizzata sul campo elettromagnetico.
cioè sulle onde, che sono la rappresentazione del fotone, e ha perso di vista un'altra cosa che è il fonone. Anticamente invece gli antichi conoscevano bene, evidentemente, i fononi e dei fotoni se ne strafottevano un po'. Quindi sono due momenti di cultura completamente differenti. In quel contesto va recuperata quella parte di cultura che noi abbiamo perso. Per cui c'è della gente che dice, io l'ho visto anche su internet, questi qui sono un po' spavaldi, dicono, Malanga dice che il 432 è importante per la musica, eccetera, eccetera, invece non è vero niente, non serve a nulla. Ecco, questi personaggi qua, innanzitutto dicono non serve a nulla, ma non ti spiegano perché, cioè non motivano le loro cose. Allora io vi dico solo una cosa, 432 Hz è una cosa fondamentale. E perché è fondamentale? Perché ha a che fare con pi greco. Se voi prendete una frequenza f di x, la elevate a pi greco, questo è un numero che è uguale a un angolo da 0 a 360 gradi, moltiplicato per pi greco alla seconda. Nel caso del 432, che è 431.8588, in realtà l'angolo è esattamente un multiplo di 360 gradi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente tutto l'universo si muove come multiplo di 432. Il 4, 3 e 2 poi è un numero che noi ritroviamo nella fisica dell'universo. Per esempio, nel modello evideonico che io ho fatto, uno se lo va a vedere, l'asse dell'energia è lungo 2, 4, 3. 3, 4, 2 è lungo l'asse dello spazio-tempo. Guardate, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2 sono gli tre numeri fondamentali con i quali è costruito tutto l'universo. Ecco perché gli antichi egizi poi hanno costruito la piramide basandosi sul 432, che noi lo vediamo come 432, ma è 431.8588. Se quella frequenza lì è basata su pi greco, vuol dire che chi usa quella frequenza dentro di sé, siccome lui fa parte dell'universo ed è costruito con quella frequenza lì, si trova in armonia con quella frequenza lì. C'è poco da fare. E quindi voi, ci sono dei lavori scientifici che dicono che il 432 è un numero fondamentale perché è legato a pi greco, e pi greco è un numero non solo irrazionale ma trascendente, che vuol dire che trascende la nostra la nostra capacità di capire. Ma siccome i neuroni del nostro cervello, sono stati misurati le distanze dei neuroni del nostro cervello e sono multipli di pi greco, questo vuol dire che il nostro cervello, sostanzialmente, è in qualche modo regolato a sentire la vibrazione del 432. E quindi noi, il nostro universo vibra, tra le altre cose, a questi numeri fondamentali, che sono i numeri trascendenti. Uno è Fibonacci, 1.618.033.9, eccetera, eccetera. L'altro è pi greco e l'altro è proprio il 431.8588, infiniti numeri, che noi chiamiamo 432. La statistica mostra come se te ascolti una musica a 432 e un'altra a 440, che il tuo orecchio quasi quasi non la sente la differenza, e la fai sentire a 100 persone, 95% di queste 100 persone gli piace quello a 432 e quello a 440, pur essendo quasi uguale, indistinguibile, non lo senti. Quindi che cosa vuol dire? Al di là di tutte le polemiche, 432 sì, 440 no. Allora, contiamo un attimo. Prego, prego. Salve, buonasera. Allora, io abito verso Caiazzo, dove stanno le piramidi. Sì. Volevo chiedere appunto le differenze tra le piramidi di Giza e quelle là che stanno in giro per il mondo, ma io facendo dei calcoli comunque ho scoperto che hanno le stesse addirittura mitrature. E la neve non si poggia se cade su quella piramide, addirittura io ho uno scalino di questa piramide qui perché
ho contatti, e dove si aprono anche portali, insomma, si vedono parecchi UFO dove sto io. E volevo chiedere appunto le differenze, però. Dunque, la domanda è difficile, perché le differenze noi le possiamo capire solo se avessimo studiato nello stesso modo tutte le piramidi del mondo, cosa che invece non è. Quindi noi possiamo solo pensare che esistano analogie o che esistano differenze. Preparerò una conferenza dopo il 16 settembre che farà vedere tutti i tipi di piramidi del mondo, anche quelle sottomarine, che sono sottomarine solo perché l'acqua, il livello si è alzato, ma una volta erano all'aria, sostanzialmente emerse, sì. Volevo infatti aggiungere, perdone, hanno fatto praticamente degli scavi all'interno di questa piramide e non ci si può avvicinare nemmeno perché c'è un personaggio col fucile che non fa avvicinare. Oltretutto la contadina che io, insomma, ho insistito, mi ha dato delle pietre che dice che solo sulla piramide queste pietre si sciolgono. Ho provato a sciogliere da stupida sotto l'acqua mia, però non funziona ovviamente, ma diciamo che io in qualche periodo dell'anno sono molto elettromagnetica dappertutto, quindi insomma, proprio perché ho contatto. Sì. Su questo hanno fatto gli scavi, ma non si può assolutamente fare. Sì, non è l'unico posto dove sono state messe delle guardie e noi la mia idea semplicemente è questa: dove c'è qualcuno che ti vuole impedire di comprendere le cose, c'è qualcuno che nasconde le cose. Siccome l'idea del nascondimento è un'idea del governante, perché il popolo non ha bisogno di nascondere niente, allora penso che siano ancora una volta il problema non è tanto il nascondimento, ma sono i nostri governanti che dovrebbero andare a casa. Un altro di qua e poi andiamo di là. Chieda il signore di qua, il signore là nell'angolo. No, stiamo arrivando perché un attimo. Io lo sapevo. Poi di qua, poi di là. Grazie. Allora, volevo fare una domanda, diciamo, piuttosto tecnica forse, perché quando le parlo dello Z, no, che come ho spiegato è un filtro passabassi, la cosa che non mi è chiara, la frequenza che va a filtrare, che passa attraverso questo Z, da dove entra? Ok? E, una volta, cioè, da dove entra per poi trasferirsi giù e da dove proviene? Sì, sì. Allora, la frequenza proviene dal vento. Il vento sbatte sulla piramide, per questo la piramide deve essere grossa. Perché più grossa è la piramide, più massa ha grande, più la frequenza è bassa. Per la legge di De Broglie, la frequenza è uguale a seno di omega t più φ, quindi ci si abbassa in qualche modo, la frequenza si abbassa. E ci deve essere una frequenza bassa perché la parte animica vibra dai 3,89 ai 4 Hz sostanzialmente. La piramide che vibra su questi fronti trasmette tutta la vibrazione a tutta la parte di granito, perché la piramide è fatta anche di altro materiale, limestone, dicono, no, concrete, è un pietra meno significativa dal punto di vista delle vibrazioni. Quindi la piramide vibra con la sua massa e tutte le parti di granito vibrano all'unisono. Il tetto dello Z è fatto in modo tale che le vibrazioni che entrano sulla faccia siano convogliate in basso verso il centro e vengano in qualche modo deviate dalla forma che ha la prima pietrona in alto, che crea questa lente sonora per cui il suono si piega in questo modo, così come fa vedere peraltro il computer con il quale abbiamo fatto queste simulazioni. Quindi è un problema di vento. Quando noi siamo andati a studiare questa cosa, abbiamo cercato di trovare le misure, le informazioni sul vento. E cosa abbiamo scoperto? Che l'85-87% di tutte le direzioni del vento del Cairo
è nord-sud, cioè esattamente dove le due parti della piramide in qualche modo dovrebbero prendere questa vibrazione. Chiaramente noi non sappiamo, e questo dato noi non l'abbiamo mai pubblicato e non ci serve, perché qualcuno potrebbe dire ma 13.000 anni fa le cose erano diverse e quindi il vento arrivava da un'altra parte oppure era diverso. Questo noi non lo possiamo sapere, però abbiamo il sospetto che le cose non siano cambiate tanto. Il signore con la maglia rossa? Sì, sì. Quella ragazza accanto, poi di lì, poi sì. No, ok. Professore, due domande. All'interno dei suoi studi, come si colloca il fenomeno dei cerchi nel grano? A prima vista sembrano geometrie sacre, dando una sensazione di serenità, di calma, ma c'è chi dice che intorno a questi campi ci siano radiazioni. C'è chi dice invece che va lì per curarsi. Chi fa i cerchi nel grano? E soprattutto, perché vengono fatti per essere visti dall'alto? Poi la seconda domanda, come si collocano le razze aliene che menziona nelle sue interviste, cioè rettiliani, biondi, eccetera, nel periodo storico dei dolicocefali faraoni? Lei parla, riferito a quel periodo, dei Lux. Invece quelli sopra menzionati, e dove erano, si interfacciavano con i faraoni o sono comparsi in epoche differenti? Grazie. Allora, parto da quest'ultima che è più semplice. Allora, ovviamente siamo in un campo di ipotesi che però sono supportate da alcune osservazioni. Al tempo degli antichi dolicocefali esisteva una unica cultura nel mondo che aveva un unico linguaggio, che era il linguaggio proto-sanscrito. Quindi sia la civiltà Hari-An, cioè i perfetti che vengono dal cielo, che la civiltà Aztl-An, il luogo da dove vengono quelli del cielo, vuol dire questo, no? Aztl deriva da Atala-Tala, che è il linguaggio, ancora una volta, sanscrito, che indica il posto dove oggi c'è l'Antartide. Pensate. Quindi Aztl deriva da Tala. Tutti e due parlavano lo stesso linguaggio. Gli Hari-An erano la civiltà Tamil, cioè la civiltà del sud dell'India, non la civiltà della valle dell'Indo come viene raccontato oggi. La civiltà della valle dell'Indo derivava da migrazioni dell'India e dalla Russia, attraverso il Pakistan e insomma, la zona alta dell'India, e venivano chiamati i Desiu, cioè la civiltà dei neri. E non si sa se i neri erano considerati neri di pelle oppure neri perché cattivi. Questo c'è scritto nei lavori Tamil, che oggi pubblicano sulle riviste scientifiche, il fatto che non vogliono essere confusi con quelli che noi chiamiamo Hari-An. Gli Hari-An veri sono loro, sono i Tamil. Intanto è vero che i Tamil dicono che gli altri sono esseri senza dei, sono altre cose. La civiltà Hari-An non è la civiltà di Mohenjo-Daro, di Harappa, quindi della valle dell'Indo, dove in queste città noi troviamo cadaveri di persone che hanno avuto problemi di dentizione, sono state operate ai denti. E le operazioni che hanno avuto ai denti, quindi carie, rimessa dei denti, eccetera, eccetera, pensate 7.000 anni fa, hanno la stessa, cioè andavano dallo stesso dentista degli Egizi, andavano dallo stesso dentista degli antichi amerindi dell'America del Sud, precolombiana, uguali. Voi allora capite che quella cosa lì ti fa capire che sono parte della stessa cultura, perché usano gli stessi strumenti. Strumenti che noi ritroviamo anche in Italia del Nord. Sono tutti dati pubblicati dalle riviste di odontoiatria storica, si potrebbero chiamare così. Pensate, quindi la civiltà degli antichi Egizi noi ce la ritroviamo in questo contesto anche nella Val Padana,
dove qualcuno ci ha anche visto delle altre piramidi, tra le altre cose. Quindi abbiamo queste due civiltà, gli Aztlan e gli Arihan. Gli Aztlan sono di RH negativo del sangue, quindi non hanno parte animica, perché allora l'RH negativo non è compatibile con la parte animica, lo diventerà dopo. Quindi gli Aztlan sono ospiti e ospitano dentro di loro la razza aliena dei Ra, coloro che sono poi legati alla tradizione egizia. Ecco perché l'alieno noi l'abbiamo chiamato Ra, perché è quello che è una specie di pollo alto 4 metri con un coso qui al centro, è una specie di barba che è un bargiglio, perché questo è un uccello, che ha fatto credere agli antichi egizi che quella doveva essere la barba santa, sacra del faraone. Tanto è vero che è pure la faraona se metteva la barba, cioè cose folli. Bene, gli altri, gli Arihan, vengono dall'Homo sapiens, vengono dall'essere umano, non sono dolicocefali, hanno l'RH positivo, vengono dal Resus, sono anima compatibili, e dentro di loro c'è l'altro alieno, quello che noi chiamiamo Lux. Il Lux e il Ra sono quelli che nell'antica civiltà della Valle dell'Indo si chiamano le creature di Shiva e le creature di Vishnu, cioè gli Asura, i senza corpo, e i Deva, gli esseri di luce, che si combattono tra di loro per acquisire la parte animica, cioè l'amrita, quel succo che si spremeva, ovviamente spremendo l'uomo, ora sappiamo questo, e questo succo viene in qualche modo utilizzato. Mi viene in mente l'epopea di Baruch. Baruch vede ai tempi di Nabucodonosor la sua città distrutta e si rivolge al Signore e dice: Signore, come fai tu a permettere che la mia città venga distrutta? E così gli compare l'angelo a Baruch. E l'angelo dice: guarda, te porto io su, ti faccio vedere tutti i sette cieli che vedrai. E Baruch va in questo posto dove c'è una strana porta che quando si chiude fa un rumore bestiale, perché fuori non si può andare fuori, fuori c'è, cioè, si vede il sole da lontano, tutto buio, poi si vede una specie di uccello che apre le ali così, e su questo uccello c'è scritto sostanzialmente la macchina del Signore, la gloria del Signore, no? Noi avremmo scritto NASA, qui c'era scritto la gloria del Signore. E a un certo punto arrivano gli angeli che facevano un giro sulla terra, e gli angeli arrivano e Baruch chiede al suo angelo, che dice: ma quelli chi sono? Sono gli angeli che sono andati sulla terra. E che cosa c'hanno? C'hanno dei contenitori. E cosa c'è dentro i contenitori? Ci sono le anime degli esseri umani che abbiamo strizzato. Però questa volta il racconto, dice, il raccolto non è stato buono, perché poche anime. Cioè, nel discorso dell'Odissea di Baruch ci sono le stesse problematiche che noi troviamo in tutte le culture, dove c'è l'angelo che ti ciuccia la parte animica, no? E questo quindi ci fa pensare che le due civiltà erano proprio, avevano caratteristiche completamente diverse. Uno aveva bisogno, gli Aztlan, di utilizzare altri corpi, di prendere la parte animica da altre persone, perché loro non avevano parte animica, erano pilotati all'interno di alieni senza parte animica, e da questa simbiosi mutualistica nasceva l'idea di ciucciarsi la parte animica di un Cro-Magnon. Dall'altra parte il Lux stava già dentro un soggetto con parte animica e non c'era bisogno di fare altro casino. Gli Aztlan e gli Arihan erano in lotta tra di loro. Alcuni avevano gli Vimana, i Viman, quella casa che vola, quella stanza che vola con dentro gli uomini, Vimana. E dall'altra parte c'erano gli Ashvin. Gli Ashvin erano le macchine volanti degli altri. E venivano gli Ashvin, da dove venivano? Da un posto che si chiama Aztlan. Quindi
uno ricostruisce un po' tutto quello che è successo, che stava succedendo allora. Da questo si capisce come mai noi troviamo, per esempio, il proto-sanscrito, il sanscrito in America Latina. Chi ce l'ha portato lì? E chiaramente, non avendo più informazioni sugli Aztlan, che sono completamente scomparsi, i glottologi hanno pensato che gli ariani con la loro barchetta fossero andati nel Perù a scrivere in geroglifico egizio. No? Perché poi c'è il geroglifico egizio come base fondamentale per un ricercatore italiano che non si è filato nessuno, ma che ha scritto un libro su questo. Il geroglifico egizio ha base proto-sanscrita, viene identificato meglio e tradotto meglio partendo da una identificazione con i simboli proto-sanscriti. Quindi è evidente che mentre i Tamil se ne sono stati con i loro alieni buoni a casa loro, pensate che l'India è l'unico paese del mondo in cui non ci sono piramidi. Questo farà pensare qualcosa, no? Mentre quegli altri sono dovuti scappare da Atlantide, da dove erano, perché il ghiaccio li aveva sfatti, e sono andati e avevano bisogno di costruire le cose. E per costruire le cose con chi si incontravano? Con quei peones che stavano da quelle parti, che sapevano né leggere né scrivere. Quindi è stato necessario insegnargli a leggere e a scrivere. E come gliel'hanno insegnato? Con un linguaggio fatto a figurine, come noi facciamo con i cani. Non so se l'avete visto su YouTube, ci sono i cani ASCII che imparano a parlare e a rispondere premendo dei pulsanti che dicono delle parole. Con le scimmie facciamo così. L'Atlantideo ha fatto così con noi e ci ha insegnato il linguaggio a figurine. Per questo noi troviamo la civiltà dei Micmac, l'ho detto molte volte, che è una popolazione di indiani del nord d'America, ai confini col Canada, che hanno il linguaggio egizio, geroglifico egizio, uguale. Oppure, come sul lago Titicaca, si trova un oggetto dove c'è scritto in cuneiforme. Questo è il problema. Il secondo step... Sì, cerco di fare presto. No, siamo poi lasciamo qualche domanda ad altri, dai, perché dobbiamo... Un accenno. È importantissimo, siamo venuti per questa domanda. Va bene per tutti. Va bene, però qualcuno Cerchi nel grano, prego. Allora, cerchi nel grano, non le trovi le cose se cerchi nel grano. Allora, il problema dei cerchi nel grano, i cerchi nel grano sono un linguaggio che è un linguaggio simbolico, quindi è un linguaggio che è archetipale ed è fatto solo per coloro che hanno il livello di consapevolezza tale per poter capire quella roba lì che cosa vuol dire. Quindi non è un linguaggio alieno nel vero senso della parola, perché l'alieno con l'archetipo sa poco, ha poca consapevolezza di sé e così via. Io credo che i cerchi nel grano vengano fatti da coloro che io li definisco come gli angeli del piano di sopra. Gli angeli del piano di sopra sono coloro che siamo noi, che però non hanno avuto il coraggio di scendere. Questi non vogliono che la nostra parte animica sia presa dall'alieno e cercano in qualche modo di lanciare un messaggio che è un messaggio però molto andreottiano, nel senso che criptico. Solo quelli che sanno capiscono, gli altri cazzi loro. Ecco, e in quel contesto bisogna diffidare di colui che vuole comunque nascondere le cose. Quindi o te vuoi parlare con me e sei chiaro e mi dici le cose perché io le possa capire, oppure se mi fai un messaggio massonico io te lo rimando indietro. Ok, l'ultima signore là e basta, scusate, dobbiamo firmare i libri ancora e ci abbiamo anche altre cose da fare. Il signore con la camicia a righe. Questo signore lì è l'ultima. Buonasera, grazie. Due domande. La prima, i personaggi che si sono avvicendati nell'esperienza del sarcofago, come mai hanno avuto dei risultati, pure se la macchinetta è spenta, perché l'acqua non circola, certo. Eppure hanno, da quello che dice, e poi mi pare che hanno tutti un denominatore comune nel fatto che erano tutti Rosa Croce. Sì. Questa è la prima domanda. La seconda, volevo dire una cosa sola.
Può un addotto avere problemi ad aprire il terzo occhio? Sì. Allora, sì, certo, l'addotto può avere problemi ad aprire il terzo occhio, perché sennò non sarebbe addotto. Fondamentalmente, l'alieno che è dentro di lui, tutte le volte che lui cerca di acquisire, a fare un percorso di coscienza, cerca disperatamente di impedirglielo, perché sennò lui dopo non sarebbe più lì. Quindi certo che c'ha dei problemi. E i personaggi che sono stati all'interno erano tutti Rosa Croce, come è Rosa Croce lo stesso Zaki Awas, il quale fa conferenze in continuazione solo nei centri rosacrociani del mondo. E lui sicuramente, oltre che avere un 3-4 condanne penali per problemi giudiziari in Egitto, perché si è venduto delle cose che non si poteva vendere, è stato coperto sostanzialmente da Mubarak, che era suo amico. Poi quando Mubarak ha fatto una finaccia, allora ecco che Zaki Awas ha preso il taxi, è andato di corsa all'aeroporto per scappare negli States, dove aveva studiato e dove probabilmente c'è qualcuno che lo protegge. Non a caso, quando Zaki Awas se ne va in pensione, pubblica il giornalista su un giornale del Cairo il suo articolo di saluto. E in questo articolo di saluto c'è anche il saluto alla CIA, cioè al Central Intelligence Agency, che ringrazia, non si sa bene perché, per il problema, per la sua carriera. E questo mi è sembrato molto sospetto. La macchina funziona male perché si ha solo una vibrazione tale, perché effettivamente quella funziona, che produce l'uscita della parte animica, che però sta lì, non sa dove andare, e perché non c'è il riempimento dell'acqua e tutta la macchina non può funzionare, non c'è il ciclo. Allora io direi facciamo un applauso. Io ringrazio per le domande. Signori, non abbiamo ancora finito e contrariamente al nostro essere meridionali, mai come in questa occasione a Napoli si è precisi e puntuali. Di solito abbiamo sempre il quarto d'ora accademico, che a Napoli è consuetudine, poi diventa mezz'ora, vabbè, ma perché a Napoli si campa così e va benissimo così, è il nostro modo di essere. Voglio dire che abbiamo apprezzato tantissimo anche le inflessioni delle diverse domande, significa che qui è sintetizzata l'Italia. Quindi viva l'Italia, un piacere per tutti quanti noi averci qui. Non abbiamo concluso, ora ci sono altri due momenti prima del firmacopie, brevissimi. Noi ogni anno consegniamo, vi dovete gentilmente, chi è in piedi si deve accomodare, mi danno segno da dietro per la telecamera. Ogni anno noi, da 3 anni a questa parte, da quando abbiamo creato la rubrica Oltre la Storia, consegniamo a fine anno sociale, prima della pausa estiva, un premio, che è il premio TV City. Quest'anno giungiamo alla terza edizione, la vogliamo consegnare al professore Corrado Malanga, ci mettiamo davanti e leggiamo la motivazione. Prego, professore. Leggo un momento. Eccoci. Io la motivazione arrivo, e poi vi do, voi mettete il professore avanti, ecco qua. Eccoci. C'ho il dito io aperto. No, rimanevo incastrato col microfono. Edoardo di là. Eccoci, grazie. Allora, grazie, professore, leggiamo la motivazione. Terza edizione Premio TV City al merito, categoria cultura, sezione Oltre la Storia, conferito al professore Corrado Malanga per l'infaticabile passione e la rinomata competenza universalmente acclarata e dovunque riconosciuta, con la quale da decenni opera nel mondo scientifico, distinguendosi per l'acume, la professionalità e le ricerche condotte che hanno contribuito in modo significativo alla comprensione e all'avanzamento delle scienze. Con sincera gratitudine e stima profonda, gli amici di Torre del Greco, Ciro Gaglione, Edoardo Urma, Salvatore Perini. Grazie. Allora, professore, faccio notare, al di là della targa, c'è anche un rametto di corallo che è l'espressione
Benissimo. Sia antropologica del territorio, ma identitaria, e delle viscere di questa terra c'è la generazione, una generazione di umanità, che sono i nostri concittadini da secoli, che si sono distinti nella lavorazione del corallo, perché Torre del Greco è la capitale del corallo e abbiamo qui il cavaliere Rivelino che rappresenta la categoria. Grazie alla città, grazie, di Torino. Grazie, 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 grazie.